Giancarlo Pecetti, direttore della Caritas diocesana. L'osservatorio fa la parte, diciamo, più intellettuale, osserva, prende atto della realtà. La Caritas invece è più attiva nel concreto. In particolare, quali sono le azioni sul lavoro che la Caritas di Perugia ha sviluppato? Bene, circa ormai 3 anni fa, abbiamo iniziato nel 2017, con un progetto molto importante finanziato dalla Caritas italiana attraverso l'8 per 1000, un finanziamento appunto che durerà fino al 2020. Bene, il primo anno abbiamo cercato di mettere in pratica questo che è il contenuto di questo osservatorio, e cioè attraverso questo progetto sosteniamo il lavoro. Allora abbiamo cercato prima di tutto di dare un'occupazione ai giovani. Quindi il primo anno, nel 2018, abbiamo in qualche modo richiesto ai giovani di partecipare a questo bando. Si sono presentati in 120, poi ne abbiamo selezionati 70, 79 per la verità, e 25 li abbiamo presi, giovani molto, diciamo, contenti di entrare in questo progetto e anche con una notevole motivazione, cosa che oggi manca spesso ai giovani. Bene, il risultato di questo primo anno è stato molto importante, perché il 67% dei giovani oggi, ancora oggi, dopo un anno e possiamo dire quasi 2 anni, lavorano ancora con contratti a tempo indeterminato nelle varie aziende ancora molto produttive. In questo secondo anno, il 2019, abbiamo allargato la soglia degli eletti, diciamo, come richiesta nel lavoro, l'abbiamo aperta a tutti gli anziani, ai giovani, agli handicappati, e diciamo che abbiamo selezionato non un numero elevatissimo, pensavamo molto di più per la verità, anche lì un 150 mi sembra curricula. Ne abbiamo scelti poi 40, 10 giovani per il tirocinio come nel 2018, sperando che anche nel 2019 vada molto bene, e poi abbiamo scelto 10 persone per fargli un corso sul tessile, che oggi è molto richiesto in Umbria, e altri 10 sul controllo delle macchine numeriche, altra attività molto richiesta, e poi altre 10 persone che purtroppo non tutte si sono presentate, un corso sull'autoimprenditorialità, perché abbiamo voluto cercare di aiutare un po' l'artigianato, no, che è molto in crisi. Daniela Monni, coordinatrice dell'Osservatorio regionale sul lavoro e l'impresa, l'etica del lavoro e l'impresa. Quali sono, diciamo, gli obiettivi di questo osservatorio e qual è l'attività che ha svolto in questo primo anno di vita? L'osservatorio si riunisce appunto da aprile 2019 con l'obiettivo di far incontrare tutti i soggetti del territorio che si occupano di lavoro e impresa intorno al tema dell'etica. Obiettivo chiaramente è quello di individuare quelle che sono le luci e le ombre di questo, che ruotano attorno a questo problema, attraverso anche l'identificazione di quelle che sono le buone prassi che possono essere poi implementate nella realtà da aziende e lavoratori in risposta ad una questione che ormai è affrontata anche a livello internazionale, prova nel fatto che ad agosto i CEO delle più grandi multinazionali hanno sottoscritto un documento dove si impegnano appunto per le loro rispettive aziende a seguire questi temi che riguardano appunto l'impatto dell'etica nel lavoro. Dottor Cancellaro di INAIL Delegazione Umbria, Delegazione regionale dell'Umbria, diciamo, infortuni sul lavoro ed etica, che relazione c'è in estrema sintesi? Beh, in estrema sintesi la relazione è strettissima, perché se consideriamo che l'etica è una diciamo così espressione alta di interessi giuridicamente rilevanti da un punto di vista oggettivo, quindi da un punto di vista non solo dell'individuo ma della collettività, ecco che la sicurezza nell'ambito negli ambienti di lavoro, attraverso una riduzione sensibile, si spera, del fenomeno infortunistico, è un comportamento che sicuramente
costituisce un'alta espressione etica, cioè la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi possiamo dire che la sicurezza passa anche per l'applicazione dell'etica. Sicuramente, sicuramente. Se per etica si intende l'applicazione delle norme che trattano appunto la materia degli infortuni sul lavoro e un qualcosa di ulteriore, un qualcosa di più.